ho iniziato come comico tutto per sbaglio, non ho mai programmato niente, insomma io studiavo ancora psicologia all'Università di Padova, ho cercato un gruppo di teatro a Padova, ho cominciato a frequentarlo e da lì ho conosciuto Vasco Mirandola e con lui abbiamo cominciato ad avere un po' un'affinità, soprattutto un'affinità su quello che era dei gusti. Lui è mio assistente Germain, è il mio terapeuta che presidio per voi stasera. Allora, primo gioco della serata, madame e messieurs, Germain, stop! E poi da lì le cose sono venute sempre un po' per caso. La primissima volta che conobbi Carlo Mazzacurati fu a casa sua, avevamo 15-16 anni, non di più. Dopodiché ci siamo ritrovati al Cinema 1 di Padova, che era il cineclub dell'università. E lì abbiamo cominciato questa amicizia che è durata tutta la vita. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia. Carlo Mazzacurati mi fa leggere il Partebello e mi dice: questo lo farei tu, oh mamma mia, responsabilità. È un'atmosfera che io riconoscevo. Parisi aveva descritto benissimo quello che era il Veneto in quegli anni, no? Un territorio ancora da scoprire, ancora povero, no? Dove la povertà la respiravi. Di un Veneto che un po' alla volta è cambiato, si è evoluto. Il Toro è stata un'altra grande occasione che lui mi ha dato. E che ho colto al volo. Ciao Franco. La famosa torta Loris. Allora, quella è la Coppa Volpi che ho vinto a Venezia nel 94 per Film Il Toro, una cosa bellissima che c'è anche il mio nome e cognome scritto sopra. Ogni tanto me la lucido col Sidol. Di dentro ho messo questa foto, che è l'unica foto che ho con Carlo, al Festival di Venezia. Carlo mi chiama due giorni prima, mi tiene un quarto d'ora al telefono, un quarto d'ora, e poi a un certo punto dice: hai vinto la Coppa Volpi. Per me lavorare con questi grossi nomi come Nicolas Cage o Vittorio Gassman o Ewan McGregor non è mai stato un come dire, adesso domani c'ho l'esame, capito? Oddio mio, mi troverò davanti a Nicolas Cage, cosa succede? Dunque, ho lavorato con Carlo Mazzacurati, con Andrea Segre, con Antonio Padovan, con Enzo Metteleone. Sicuramente Carlo ha fatto scuola, sicuramente ha fatto scuola. In qualche modo sia Andrea Segre che Antonio Padovan qualcosa devono moltissimo a Carlo. Scusa Stucchi, Stucchi, dov'è che hai comprato sta giacca? Ah, questa è Slim Fit. Ah, hai tenuto lo scontrino? Sì. In Finché c'è prosecco c'è speranza, che il vino è, fa parte del tema base, è come se ci fosse un'atmosfera alcolica in certi momenti, no? Che anche noi con questo nostro modo di fare, a un certo punto io finisco il film dicendo: beh, andiamo a farci uno spritz, pago io, offro io. Che è un modo per stare insieme, sostanzialmente. Andiamo a farci uno spritz, eh? A quest'ora. Offro io, dai. Allora sì. Quando mi è arrivata la telefonata che mi avvisava che avrei ricevuto il premio Masi, ho avuto è stato un gran momento, il mio orgoglio è uscito fuori, il mio desiderio, la mia avidità di ricevere premi proprio è fiorita, no? Perché credo sia un premio importante, è stato dato a tutti i miei amici, colleghi, Battistone, Paolini, Natalino, Carlo, tutte le persone che conosco, oltre a tutti gli scrittori stati prima, cioè, e per me è stato veramente un motivo d'orgoglio, cioè come dire, caspita, forse ho lasciato qualcosa, un segno l'ho lasciato anch'io, che è il desiderio che abbiamo tutti poi, insomma.